prima. Sulle note del Liga diamo il buongiorno a Sergio Marini, presidente della Coldiretti. Presidente, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti voi. Sempre un piacere averla con noi, lo facciamo ormai da anni, anche perché la vigilia è di quelle importanti per voi. Domani e anche il 19 di ottobre a Cernobbio il 13° Forum Internazionale dell'Agricoltura e dell'Alimentazione. Quest'anno al centro del vostro dibattito cosa c'è? Ma c'è sempre un'analisi sulla situazione internazionale, quello che accade nel mondo e capire quello che noi come agricoltori possiamo fare per dare una mano alle emergenze mondiali. Poi sono alcuni temi specifici, per esempio la riforma della politica agricola comunitaria approvata qualche giorno fa e che durerà per i prossimi 7 anni. Si tratta di capire come l'Europa interviene sull'agricoltura e che agricoltura vuole. E noi diciamo che diamo un giudizio sostanzialmente positivo, perché per la prima volta sarà possibile orientare le risorse verso chi veramente vive di agricoltura, che era il soggetto evidentemente in un momento di crisi da privilegiare. Un tema lo utilizzeremo per parlare di agromafia, un fenomeno che sta crescendo nel nostro paese, ci preoccupa perché la malavita organizzata sempre di più si infiltra all'interno della filiera agroalimentare con danni enormi, possiamo immaginare di quali genere. E poi parleremo anche di esempi positivi, cioè di imprese agricole che insegnano al paese come si può uscire dalla crisi. Per una volta non sarà la politica a dirci quello che vuole fare, ma siamo noi che diciamo quello che possiamo fare per il paese. Lei, presidente, insomma, ci piace sempre, come dire, stuzzicarla un po', in che senso? Ha dichiarato che da tempo, anche rispetto alla politica comunitaria di cui stava accennando e alla situazione italiana, lei ha detto da tempo come l'impressione di stare su un vagone di un treno su cui si è fatto di tutto per rendere confortevole il viaggio, salvo accorgersi che il vagone è agganciato a un convoglio fermo e senza motrice. Eh sì, questa purtroppo è un'amara realtà. A cosa fa riferimento? Beh, io faccio riferimento al fatto che nell'agricoltura abbiamo veramente fatto una piccola rivoluzione in questi anni, però possiamo fare tutto quello che vogliamo, ma se non riparte il paese, se non c'è un po' di crescita, se non ripartono i consumi, se non si ricrea un po' di speranza, un po' di prospettiva, un po' di sogno per il futuro, è evidente che tutto è fermo e non ha senso neanche quello che noi stiamo facendo per l'agricoltura. I sogni onestamente poi, come dire, vanno a cozzare su quella che è la realtà, Presidente, naturale, mi permetta. La realtà del paese è una realtà dove aumentano i poveri, aumenta la gente che non ha prospettiva di futuro, aumentano le paure per il posto di lavoro, aumentano le paure di non arrivare a fine mese. Noi abbiamo fatto un'indagine che presenteremo che da questo punto di vista è veramente drammatica, e allora forse è il caso di impegnarsi per far sì che il nuovo modello di agricoltura sostenibile possa essere, come dire, implementato nell'intero paese. Ripartiamo dai punti veri di forza del paese, che sono sì il cibo, ma soprattutto il turismo, il paesaggio, la cultura, ma anche l'industria, l'artigianato, quella però dell'innovazione, quella intelligente, quella che compete sulla creatività e non sulle dimensioni e sull'economia di scala, ecco, e sui costi di produzione. Proviamo a ricostruire un'Italia che possa ridare un sogno. Io penso che dobbiamo fare questo. Ecco, per ricostruire questo noi magari un consiglio lo possiamo avere anche dal Ministro dell'Agricoltura, Nunzio De Girolamo, che ci ha raggiunto. Buongiorno Ministro. Buongiorno, buongiorno a lei e a Sergio Marini. Purtroppo non ho sentito, tranne l'ultima parte della restituzione di un sogno. Era una prima parte, diciamo, un po' più ottimistica. La seconda del Presidente è già entrata, per così dire, no, nelle tematiche italiane, che sono quelle comunque di un, come dire, di un mercato che è in difficoltà, e questo non possiamo negarlo, Ministro. Tra le altre cose, se mi permette, ed è un dato che ha sottolineato più volte il Presidente Marini, la Coldiretti ha comunque dichiarato che il gettito di IVA è crollato perché il 4%, cioè una riduzione del 4% della spesa nei primi 8 mesi, proprio riferito ai prodotti agricoli, Ministro. Sì, questo è vero, io ho sentito Sergio dire nell'ultima parte bisogna restituire il sogno. Ecco, io vengo da una generazione a cui hanno rubato tutto, anche quello, ed effettivamente in questo momento di grande crisi, dove addirittura cala il consumo del cibo, il consumo del prodotto agroalimentare, sebbene noi rappresentiamo il settore che più regge anche nelle esportazioni rispetto ad altri settori che sono assolutamente in crisi e che danno segnali negativissimi, ma le responsabilità e il merito è solo e unicamente degli agricoltori, che hanno tenuto la schiena dritta in un momento di grande difficoltà, si sono rimboccati le maniche senza mai piangersi addosso, perché devo dire che io orgogliosamente rappresento un settore nel quale il lavoro non spaventa e dove veramente vedo giovani rinnovare aziende di padri, dove effettivamente ci si inventa di tutto pur di dare segnali
positivi in questo... In questo senso, la tradizione, insomma, ministro, in qualche modo... Sicuramente insomma, l'aumento dell'IVA non ci ha aiutato. Ecco, io ho pochi minuti ancora per chiederle una cosa, la chiedo a tutti e due, anche al Presidente Marini. Lei ha parlato spesso di essere presenti anche a livello internazionale, sui mercati internazionali, ministro. Si può ripartire, si deve ripartire dall'Expo del 2015? Assolutamente sì, io proprio in queste ore, anche grazie alla legge di stabilità che mi ha assegnato dei fondi per la 499, cioè per l'Expo, ho dato mandato per destinare delle somme al padiglione del vino. Anche 5 milioni, no? Rispetto al fondo degli indigenti. 5 milioni sul fondo degli indigenti, sì, che è un segnale anche, insomma, sì, di abbattimento delle barriere dell'indifferenza che in questo momento purtroppo fanno parte della cultura di questo paese. Ma al di là di quel fondo c'è, cioè, appunto la destinazione per l'Expo e per Padiglione Vino, che sarà un fiore all'occhiello dell'Expo Italia, perché penso che quello sia il prodotto di traino che ci ha fatto, è stato ambasciatore in tutto il mondo. Ecco, la grande sfida che l'Italia ha è quella di riuscire ad arrivare sui mercati internazionali, dove ci siamo ma dobbiamo fortificarci. Abbiamo tante piccole e medie aziende, quindi dobbiamo riuscire a farle stare insieme. Io ho anche un progetto con Google proprio per aiutare, quindi attraverso la rete, le aziende. E poi dobbiamo importare persone, questa è la verità, perché noi i nostri prodotti li vogliono in tutto il mondo e la bellezza della nostra terra, del nostro paese, deve essere vista da tutti i turisti che possono arrivare in giro per il mondo. Questo binomio cultura-agricoltura, quindi turismo-agricoltura, possono rappresentare veramente il volano di crescita dell'Italia. Mi auguro che questa sensibilità ce l'abbiano tutti, e non solo io, Marini e gli interlocutori dell'agricoltura. Beh, Marini sicuramente anche durante il suo ultimo Consiglio nazionale, Marini si è speso molto per Expo 2015, Presidente. Beh, a mio giudizio, intanto saluto anch'io il Ministro Nunzia De Girolamo. Io penso che quella sia una straordinaria occasione, quella dell'Expo, sono d'accordo, è una straordinaria occasione per rappresentare l'Italia migliore, quella delle belle cose, quella della diversità, quella della socialità, della comunità, del tantissimo e buon cibo che riusciamo a produrre, della sicurezza alimentare, della biodiversità, cioè queste sono le cose che distinguono l'Italia nel mondo, e quella è una straordinaria occasione per raccontare questa Italia e per poi portarla nel mondo, perché in un momento di crisi in cui calano i consumi interni però aumenta l'esportazione, per cui il mercato, le risorse le si trovano nel territorio, ma il mercato è il mondo, noi stiamo in questo contesto. Per quanto ci riguarda investiremo molto in quella iniziativa e penso che tutta l'Italia debba investire in quella iniziativa, perché lì ci giochiamo un bel pezzo di futuro. Un bel pezzo di futuro. Ministro, abbiamo 30 secondi e le voglio chiedere ancora un'ultima cosa. Lei sta parlando molto in questi giorni di consumo del suolo per quanto riguarda l'agricoltura. A cosa fa riferimento? A cosa vuol dire? Guardi, purtroppo in Italia troppa cementificazione negli anni non ha aiutato l'unico grande bene che noi lasceremo ai nostri figli, la terra. Tra i maltrattamenti che accadono in alcune regioni, e penso alla mia regione, all'eccessiva cementificazione che addirittura abbiamo cementificato in Calabria, non ha aiutato quello che poi è il vero settore di traino. E lo sviluppo dell'agricoltura. Noi avremo insieme al Ministro Orlando, e d'accordo con le regioni, questo decreto di consumo del suolo. Benissimo, sarà un bel segnale. Grazie Ministro, buona giornata e buon lavoro. A lei. Grazie a Sergio Marini, Presidente di Coldiretti, anche a lei buon lavoro. Grazie, buongiorno. Giornale Radio, Claudio Marinelli, a domani.